Olimpia è la felicità dei greci, esperti di infelicità. Nel Peloponneso, il verde folto ha un'accensione allucinatoria. Quanto più raro, tanto più intenso, con qualcosa di ultimo. Tutte le specie del verde si radunano intorno ad Olimpia, come un tempo gli atleti di tutte le città, dove si parlava greco. Dall'acida fosforescenza dei pini di Aleppo all'oscura nettezza dei cipressi, alle strisce smaltate dei limoni, alle canne primordiali, su un fondo di colline dai profili dolci, modellati dal pollice poseidonico dei terremoti. Quel luogo è il dono di un uomo, che divenne un fiume, Alfeo, dopo essersi aperto il passaggio fra i dossi calvi e roventi dell'Arcadia, dopo aver bagnato le assise dell'Icaion, la montagna dei lupi e dei cannibali, sulla cui cima il sole non getta ombra. L'Alfeo sbalordisce alla fine, quando, uscendo dalle gole di Caritena, si apre nell'ondulazione di una valle tanto cara a Zeus quanto odioso a Zeus era stato l'arcaico Licaion. I greci non erano abituati a nominare la natura invano, ma per ben tre volte Pausania esalta l'Alfeo. Il più grande dei fiumi per il volume delle sue acque e quello più piacevole alla vista. Fiume favoloso per l'amore, a causa della sua origine. Infine, per Zeus, il più delizioso dei fiumi. Ma chi era Alfeo? Un cacciatore. Vide la dea cacciatrice Artemis. Fu preso dall'amore per lei e con la vana insolenza degli uomini cominciò a inseguirla. Per tutta la Grecia la dea sentiva quei passi dietro di lei e rideva. Una notte volle celebrare una festa con le sue ninfe alle Trinoi, non lontano da Olimpia. Prima che Alfeo sopraggiungesse, la dea e le ninfe si imbrattarono il volto d'argilla. Alfeo vide affiorare volti biancastri dalla notte. Qual era la dea? Allora il cacciatore, che aveva trovato il coraggio di tentare di stuprare la dea, dovette rinunciare, se ne andò via senza aver attuato il suo proposito. Nelle sue orecchie suonava un riso trillante e beffardo. Eppure mai, come quella volta, Artemis, la dea più crudele, fu gentile con un suo ammiratore. Invece di farlo sbranare dai cani come Ateone, che pure non le si era nemmeno avvicinato, lasciò che Alfeo si allontanasse indenne e iniziato. Nelle storie greche, imbrattarsi la faccia prelude a un evento angusto e terribile. I titani si imbrattano con il gesso, prima di fare a pezzi Zagreus. Quell'imbrattamento, invece di preludere all'atto nefando, serve a schivarlo. La dea vergine non subirà oltraggio, proprio rendendosi uguale alle sue ninfe. Farà l'inverso di ciò che spetta alle iniziande, mascherarsi per rendersi uguali alla dea. Con il suo gesto, Artemis dissolve nel riso un orrore incombente. Alfeo incontrò la dea e le sue ninfe come un gruppo di maschere o di morti. Ed è difficile orientarsi fra le maschere e i morti. Là, persino le dee non sono più riconoscibili con sicurezza, perché si è varcata la soglia di un altro mondo. Il riso che accompagnò la ritirata di Alfeo era per la dea il più alto segno di affetto, una delicata attenzione. In fondo aveva svelato a quell'uomo irruente e ignaro la distanza incolmabile, ambigua, fra la donna e la dea. Era bastata un po' di argilla per mostrarla. La dea cacciatrice sfugge irreparabilmente, ancor più quando si maschera da donna. Ma Artemis voleva proteggere il cacciatore. Non poteva donargli il suo corpo. Allora scelse una ninfa, Aretusa, come vicaria. E Alfeo cominciò un nuovo inseguimento amoroso. Nella furia della fuga, Aretusa attraversò il mare e si trasformò in una sorgente
vicino a Siracusa. Alfeo non poteva rinunciare questa volta. Il cacciatore divenne il fiume Alfeo. Sfociò in mare poco prima di Pirgos e visse per centinaia di chilometri attraverso tutto lo Ionio come corrente sottomarina. Quando riemerse, con la sua corona di schiume, era in Sicilia, vicino ad Aretusa. Mescolò le sue acque con quelle della ninfa. Perciò Olimpia nacque grazie ad Alfeo. Perciò il maestro di Olimpia, in un angolo del frontone orientale del tempio di Zeus, pose un giovane, affilato e muscoloso, dalle coste in rilievo. Era Alfeo, il primo fiume a comparire in un tempio greco. Perciò in Olimpia si sacrifica ad Artemis e ad Alfeo sullo stesso altare. Perciò le acque dell'Alfeo nel Medioevo mutarono letto per sommergere le pietre e le offerte di Olimpia e proteggerla nel loro limo. Alfeo non era un elemento della natura che ambisce a diventare un bonario personaggio allegorico, come un vecchio attore recuperabile un giorno nelle lunette di una villa rinascimentale. No, Alfeo era quel giovane dai capelli corti e dal dorso nervoso, raffigurato dal maestro di Olimpia, che un giorno si trasformò in fiume per amore. Era un cacciatore che un giorno decise di farsi natura. Fu l'unico amante che, al divenire acqua dell'amata, accettò di essere acqua lui stesso, senza lasciarsi arginare dai contorni di una identità. Così raggiunse un'unione quale nessun uomo e nessuna donna avevano conosciuto, l'unione di due acque dolci che presto si gettano insieme nel mare. Alto garante della verità della storia di Alfeo fu l'oracolo di Delfi, che volle testimoniare con alcuni dei suoi versi più belli. Da qualche parte, nel campo nebbioso del mare, là dove è Ortigia, vicino a Trinacria, la bocca schiumosa di Alfeo si mescola con la fonte zampillante di Aretusa. Alfeo e Aretusa, acqua con acqua, la sorgente che sgorga dalla terra, la corrente che risale dalle profondità marine, l'incontro di due linfe che hanno viaggiato a lungo, il massimo avvicinamento erotico, perenne felicità, assenza di bastioni verso il mondo, parole gorgoglianti. Fra le onde dello Ionio e quelle dell'Alfeo, la differenza è nel sapore, forse anche una lieve variazione nel colore. Fra l'acqua di Aretusa e l'acqua di Alfeo, l'unica differenza è nella schiuma sulla cresta di Alfeo, che emerge dal mare. Ma il sapore è molto simile. Entrambe vengono da Olimpia.